Be safe, be rock. Ciao e bentornato al nostro salotto del live delle Safety Rockstar. Qui sentirai parlare poco con termini inglesi, forse ti piacerà poco e penserai che non ci occupiamo di business, che siamo qui a giocare. In realtà noi vogliamo essere a contatto con le persone, parlare, come si dice, pane al pane, vino al vino, perché la sicurezza ha bisogno di questo, di concretezza, non tanti discorsi forbiti da condividere con le istituzioni, stare sui palchi, ma stare a contatto con le persone. E sono contentissimo di parlarne oggi con un ospite che ha la stessa passione per la musica così come per la sicurezza, quindi come non averla a Rock and Safe. Stiamo parlando della HS di Specialist di Bricomen, ma soprattutto, al di là dei ruoli, stiamo parlando di Rita Stagnoli. Ciao, buongiorno. Ciao Rita, benvenuta. Grazie. Bene, bene. Da dove ci chiami? Vi chiamo dalla provincia di Milano in questo momento. Okay, bene, bene. Sì, quindi in collegamento a Milano ci siamo spesso. Sì. Parlavamo in pretrasmissione che insomma il tuo è stato un precipitare alla sicurezza perché sei partita da tutt'altro mondo. Sì. Sì, lo è stato veramente, è stato proprio un precipitare alla sicurezza, forse anche un incontro tra me e la sicurezza, che ci siamo vicendevolmente piaciuti, mi viene da dire. Io ho una laurea in lingue, quindi ho fatto tutt'altro percorso, e con la mia laurea in lingue, prima di avere la mia laurea in lingue, ho fatto delle esperienze all'estero, e questo mi ha permesso di entrare in un'azienda multinazionale, che è quella dove lavoravo prima, che è Aldi, e mi ha permesso anche la mia conoscenza delle lingue e il come, per forza di cose dovevo parlare alle persone, di cogliere anche alcune sfumature di alcuni aspetti. E insomma, tornando alla sicurezza, piano piano sono entrata nel mondo delle risorse umane, quindi prima con i corsi di formazione e poi accorgendomi che io e la sicurezza, insomma, ci siamo vicendevolmente piaciute, mi viene da dire, incontrate, e ho scoperto poi questa passione, perché poi è una passione, e oltre che un lavoro, e sì, ci sono proprio scivolata dentro. E parlando prima di... Una cosa che non voglio far passare inosservato, Rita, cioè te sei nell'azienda attuale arrivata nella divisione HR, giusto? Nell'HR, vero? Capito bene? Sì. E sì. Quindi è dall'HR che poi sei entrata nella porta di servizio della sicurezza? Confermi. Allora, sono entrata, sì, nell'azienda precedente sono entrata nell'HR, anche in quella a cui lavoro adesso, Brickman, sono entrata sempre nell'HR, e in entrambi i casi, come è spesso nelle aziende, poi la nostra professione tratta sempre argomenti trasversali, quindi dove la metti sta bene fondamentalmente. Ma dillo ad alta voce, perché noi non smetteremo mai di dire che HR e HSE dovrebbero stare in un open space condiviso, perché ci occupiamo del valore delle persone, quando in realtà tante volte, no, al di là delle dichiarazioni di facciata, HR e HSE stanno addirittura in stabilimenti diversi. Quindi bello, bello, questo bisogna dirlo con forza. Rita unisce, no? Quindi sei l'HR e l'HSE, bene. E sì, tra l'altro... Questo tuo innamoramento? Allora, è stato un colpo di fulmine nel mio caso, direi, perché dicevano, io ho iniziato occupandomi ovviamente nelle risorse umane di persone, quindi di gestione delle persone, e è nata dalla formazione nel mio caso, quindi per me io trovo molto importante la trasmissione di certi contenuti, e ci tengo tantissimo che i contenuti che vengono trasmessi, per me un corso di formazione è quasi sacro, perché la conoscenza è il motore poi che ci permette di andare avanti in qualsiasi campo, in qualsiasi ambito. Quindi il docente, chi mi sta insegnando qualcosa, è una figura che, secondo il mio parere, ma secondo la mia forma mentis più che altro, deve essere visto come quello che mi sta dando gli strumenti per lavorare meglio, vivere meglio,
crescere, trovare nuovi modi più intelligenti di fare le cose, magari che mi fanno risparmiare tempo, risorse, questo per applicarlo un po' a tutti. Quindi amo anche la formazione. E cominciando con la formazione mi sono resa conto che i contenuti dei corsi di formazione e sicurezza era necessario che fossero molto customizzati. E questo, io di questo ho avuto la possibilità di entrare in questa visione proprio perché lavoravo in un'azienda che inglobava culture diverse, seppure non magari geograficamente così distanti, perché stiamo parlando di, insomma, Aldi, l'azienda in cui sono entrata è un'azienda tedesca, con il management era tedesco, austriaco, quindi stiamo parlando proprio di vicini di casa, però comunque con una mentalità diversa. Inoltre, la cultura, cioè la sicurezza, essendo proprio dal mio punto di vista, nasce dalla cultura o viene dalla cultura e poi ritorna alla cultura, la visione è anche molto personale, quindi tempo, spazio, esperienza personale, tutto questo influenzano. E avere davanti persone diverse, con culture, provenienze diverse, mi ha dato la possibilità anche di ragionare su questi meccanismi e come si poteva trovare un metodo di comunicazione non che andasse bene per tutti, perché non c'è, ma che fosse customizzato, che potesse arrivare alle persone sulla base del loro pregresso, della loro provenienza, della loro cultura. Faccio Questo è una quello che. domanda, Rita. La customizzazione è un argomento interessantissimo. Immagino una realtà come la tua, eroghi la formazione in parte con il personale interno, in parte in outsourcing, giusto? Quindi immagino avrai visto trainer di ogni razza, più o meno, ok? Ecco, dal tuo punto di osservazione, quel qualcosa che dici che è la customizzazione, c'è attenzione da parte dei trainer o si tende a standardizzare il tema? Io sono dell'idea che ci siano trainer e trainer. Da una parte è ovvio che customizzare è più difficile di standardizzare. Standardizzare permette di risparmiare tempo, di essere più veloci, di assolvere l'adempimento con meno dispendio di energie. E quindi in contesti molto complessi, molto grandi, la standardizzazione è quella che a volte ci risolve un po' di problemi. E io ho avuto la fortuna di incontrare degli RSVP, dei tecnici, dei trainer che erano molto attenti, ma anche lì il trainer da solo, come l'HS o manager o lo specialist da solo, non arriva dappertutto, nel senso che per quanto anche il trainer possa essere molto sensibile, la stessa sensibilità ci deve essere anche da parte delle aziende. Non Ecco, nego che io ho mi viene da incontrato fare una anche trainer domanda, che. perché credo che la pensiamo allo stesso modo, ma te lo voglio far dire a te. Il trainer è fondamentale, è importante progettare, customizzare, fare un momento, come ripeto quello che dice Andrea Respiti, grande guru della formazione, un momento memorabile, no? Quando facciamo formazione. Ecco. Posto che organizziamo della formazione memorabile, qual è il ruolo dell'azienda il giorno dopo? Allora, il ruolo più importante dell'azienda è condividere i contenuti e anche i modi, perché io sono dell'idea che se io partecipo a un corso di formazione magari di 8 ore oggi e domani il mio preposto, il mio direttore, il mio capo mi dice tutt'altro, io già la formazione è stata di 8 ore, è stata lunga, magari è stata anche pesante, magari ero stanca perché non avevo dormito bene, perché avevo i lavori fuori di casa, i bambini che piangevano, e il giorno dopo ho dimenticato tutto. Ma se io faccio un corso e il giorno dopo il mio responsabile mi ripete la stessa cosa o fa quello che hanno detto al corso, allora lì, secondo il mio parere, si incolla proprio nella mente de del lavoratore, della persona, quello che è stato trasmesso. Perché alla fine il processo di apprendimento, io non sono un'esperta di processi di apprendimento, ma questo si studia anche nell'apprendimento delle lingue.
è per imitazione. Noi non siamo più bambini, ma da un certo punto di vista impariamo ancora come fanno i bambini, e è come quando abbiamo un genitore che ci dice di non fare una cosa e lui stesso la fa. Quindi, secondo me, questo è principalmente il coinvolgimento delle aziende. Il lavoratore deve percepire che il formatore o il corso di formazione, in questo caso sulla sicurezza, non è qualcosa che viene erogato da un esterno che chissà chi è e non lo rivedrò mai più. No, è l'azienda che vuole che il corso sia così. E l'azienda ripete gli stessi contenuti e lo fa. Esatto. Quindi più c'è interdipendenza tra i vertici aziendali, chi si occupa di sicurezza, e non solo sicurezza, formazione e risorse umane in azienda, più ci sarà engagement, come si dice, come dicono quelli bravi, Concordo, da parte dei concordo. Mi sa lavoratori. che il trainer sia il mezzo, di un messaggio che è voluto dall'azienda. Poi il trainer lo può arricchire, lo rende bello, lo rende efficace, lo rende memorabile, ma condivido pienamente questo tuo pensiero dove ci deve essere coerenza fra l'aula e ciò che succede nell'azienda. Diversamente è stata una bella giornata, magari ti ha anche emozionato, ti ha fatto riflettere, però il quotidiano, anzi forse ti viene ancora più rabbia perché come hai detto te, poi il preposto se si comporta in modo totalmente diverso rispetto a quello che è stato detto in aula, insomma ti girano anche un po' le scatole. E in termini, no, quando si lavora nel mo nostro mondo, tante volte abbiamo soddisfazioni, altre volte meno soddisfazioni, addirittura insomma, dei piccoli fallimenti o dei grandi fallimenti. In questi anni ti è mai capitato di essere tornata a casa, come dire, un po' dispiaciuta? Sì, e penso che sia capitato a tutti. Cioè, io ho iniziato a vivere più serenamente, perché è stato ben più di uno il fallimento. Ho iniziato a vivere un po' più serenamente questi fallimenti quando ho capito che il percorso non è lineare ed è purtroppo normale che sia così. E non è una strada dritta, non è una strada che va dritta sempre in salita, ma è fatta molto spesso di alti e bassi. Ci sono E stati. come sei uscita dai fallimenti e cosa hai imparato dai fallimenti? Come sono uscita dai fallimenti? Rendendomi conto che se si vuole ottenere un risultato, supponiamo pari a 100, bisogna sempre puntare a meno 120, 150, perché è necessario mettere in conto quel margine di non successo su alcune cose per avere un risultato più grande poi. Quindi io li ho superati così. C'è stata in ogni fallimento, piccolo, grande, ovviamente un primo momento di frustrazione, ci sono stati tanti momenti in cui ho pensato di abbandonare e tanti momenti in cui ho pensato di io non essere adatta a fare questo lavoro, a portare avanti un tema così grande, così ambizioso, perché poi se siamo qui è perché stiamo parlando di cambiare la cultura e l'obiettivo è ambizioso. Ho avuto persone intorno a me che mi hanno ispirato e ho cercato sempre di ispirarmi alle persone che questi grandi risultati li avevano ottenuti. Ma sono stata fortunata perché alcune di queste persone di cui avevo grande stima mi hanno detto la stessa cosa, che il percorso non è lineare e che i fallimenti lungo la via sono parte del percorso stesso. E quindi, secondo me, poi credo di parlare un po' per tutti, spero di parlare un po' per tutti, non c'è mai un percorso lineare, anche chi è arrivato alle stelle ha dovuto affrontare e superare dei piccoli o grandi fallimenti. Chiunque, anche le rockstar di cui parliamo, non hanno sempre avuto successo, non sono partiti dalle stelle e arrivati alle stelle, hanno dovuto fare oltre alla cosiddetta gavetta, che forse la gavetta la digeriamo meglio, no? Dobbiamo partire dal basso, studiare, impegnarci, ma quando si arriva poi a un certo livello e c'è un piccolo fallimento, una discesa, questo ci fa molto più male. Non è, secondo me, ancora ben inglobato nella nostra cultura che dobbiamo affrontare il fallimento per imparare e avere poi un risultato più grande. Quello che dici è importantissimo, Rita, perché
appunto gli HS non sono delle superstar infallibili. Scivoliamo su tante bucce di banana, non sempre otteniamo i risultati che vorremmo. Questo non ci deve però demoralizzare. E proprio già avere la consapevolezza che il nostro andamento non è lineare in crescita, ma come hai detto te, insomma, abbiamo delle fluttuazioni, no? Andamenti sinusoidali, già averne contezza di queste cose ci dà una grande, grande forza. Beh, mamma mia, io rimarrei ancora un sacco a parlare con te perché mi piace molto il tuo punto di vista. Abbiamo però dei tempi. Un'ultima domanda. Abbiamo parlato e sei un amante del rock, dove dacci cosa ascoltiamo oggi pomeriggio? Allora, oggi pomeriggio ascoltiamo i Foo Fighters, un po' Bello. per vicissitudini recenti e quindi abbiamo tutti un po' di nostalgia parlando dei Foo Fighters e un po' perché ci piace Dave Grohl, ci è piaciuto quando era pre-Foo Fighters, ci piace adesso e ascoltiamo i Foo Fighters, che è Beh, solo uno dei accolgo il tuo tanti. invito e io dei Foo Fighters ascolterò Now I Walk Again, è bellissima quella canzone. Impariamo a leggere i testi perché queste persone non fanno solo delle canzoni belle da ascoltare e magari ballare, ma molti di loro esprimono dei pensieri importantissimi. Il Walk è un brano da un testo bellissimo per chi vuol rinascere. Visto che oggi abbiamo parlato anche di bucce di banana, di fallimenti, ricominciare a vedere il cielo e rimettersi in piedi e cominciare a camminare, penso che sia un bello stimolo, soprattutto con il sound dei Foo Fighters. Rita, è stato un grande piacere averti con noi. Speriamo di rivederci magari nelle pagine di Rock and Safe. Chissà, ti andrebbe di scrivere un articolo? Certo. E allora sei ingaggiata e noi siamo contentissimi di condividere con persone come te questa passione e ti auguro il meglio perché la tua azienda penso si senta orgogliosa di avere una persona così tenace e così visionaria come te. Complimenti. Grazie mille a voi, grazie e complimenti a voi, grazie mille per i vostri contenuti e grazie tantissimo per avermi invitata. Ci vediamo presto. A presto. Beh, quindi camminiamo insieme a fianco di Rita e tante le altre safety rockstar che vogliono concretamente cambiare la cultura della sicurezza. Lo si può fare quando si sa bene, come ci ha raccontato bene Rita, che la formazione è un momento importantissimo dove ci vuole una customizzazione, quindi una progettazione, ma soprattutto ci vuole congruenza con quello che succede in azienda. Diversamente diventa uno show fine a se stesso che poi non lascia niente in termini comportamentali. Beh, non so te, ma io sono felicissimo di questa chiacchierata con Rita, mi porto a casa tante cose. Beh, ricordiamoci, ascoltiamo Walk the Foo Fighters e noi ci vediamo la prossima settimana. Be safe, be rock.